E la regione Calab, sì, dove siamo? Sì, sulla 1. La regione Calabria e la direzione generale dell'Agenzia del Demanio in sinergia hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti. Nella cornice del parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, l'Agenzia del Demanio ha consegnato ai sindaci dei capoluoghi di provincia e di altri comuni calabresi le pergamene del federalismo demaniale. I comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Monasterace, Scalea, Praia a Mare, Lamezia Terme, Diamante e Pizzo Calabro hanno ricevuto un riconoscimento simbolico per i trasferimenti di immobili dallo Stato agli enti locali. Se il dialogo tra amministrazioni non è forte, abbiamo visto che nel passato le grosse difficoltà a realizzare poi dei progetti comuni interessanti per la collettività. Quindi abbiamo aperto queste iniziative come questo tavolo sul quale invitiamo i sindaci a partire da quelli di capoluogo di provincia, naturalmente, che sono le città più grandi e che quindi normalmente hanno più beni. La consegna delle pergamene e la firma dell'intesa sono avvenuti nel corso di una tavola rotonda tra l'agenzia e i comuni dedicata alla valorizzazione degli immobili pubblici nella regione. Oltre a presentare lo stato di avanzamento del federalismo demaniale, l'agenzia ha discusso con i rappresentanti delle amministrazioni delle opportunità offerte dallo Sblocca Italia. Il decreto fornisce infatti agli enti uno strumento flessibile e innovativo per progettare soluzioni di recupero degli immobili in disuso con tempi certi e rapidi. All'agenzia il compito di valutare i progetti e coordinare le attività per la valorizzazione dei beni. Lo Stato insieme agli enti territoriali si è impegnato a valorizzare gli immobili non più strategici, cioè non più utili per la funzione pubblica. Ultimo elemento, non meno importante, è la valorizzazione dei beni che hanno una valenza storico-artistica. Quindi su questi c'è una particolare attenzione insieme al Ministero dei Beni Culturali per fare progetti di valorizzazione che permettano di conservare questi beni anche grazie all'aiuto dei privati. Durante la tavola rotonda si è discusso anche dell'attuazione del progetto Valore Paese di Dimore in Calabria per la realizzazione di strutture turistico-ricettive e culturali in immobili di pregio. E si svolge...